la costola di Gesù. Avete mai pensato alla costola di Gesù? Si parla sempre della costola di Adamo, ma c'è anche la costola di Gesù. Allora iniziamo col primo versetto, che è in 1 Corinzi 15:45. Andremo a guardare tanti versetti, se vi piace seguirli nella vostra Bibbia oppure leggerli qui. In 1 Corinzi 15:45 dice: così anche sta scritto, il primo uomo Adamo divenne anima vivente, l'ultimo Adamo è spirito vivificante. Allora qui vediamo che la parola di Dio ci parla di un primo Adamo, noi conosciamo quel primo Adamo, il primo uomo che Dio ha formato a sua immagine e somiglianza, qualcosa di straordinario, non c'era nulla di simile in tutta la creazione, no? Ma poi dice che c'è un ultimo Adamo, che è spirito vivificante. E oggi andremo a guardare una similitudine fra il primo Adamo e l'ultimo Adamo. E ce ne sono tante di similitudini, ma andremo a guardarne una in particolare, perché sapete, la Bibbia funziona in maniera perfetta, dalla prima pagina, da Genesi versetto 1, all'ultimo versetto di Apocalisse 21. Questo è un libro. E tu lo devi credere tutto, perché qui c'è la verità, no? Di qua non c'è nulla, di qua non c'è nulla. La verità è qua, in questo libro. E noi sappiamo che tutto quello che è scritto è stato ispirato da Dio, è la verità, no? Perché se noi iniziamo a togliere anche solo un pezzettino, addirittura, dice Gesù, basta togliere una virgola e crolla tutto. È come un castello di carta, no? Tu fai un castello di carta, basta che ne sposti una, crolla tutto, non regge più. Deve essere tutto il suo insieme. Andiamo a vedere come Dio ci ha voluto rivelare quella che è appunto la nostra nuova nascita nell'ultimo Adamo. Come la prima volta siamo nati nel primo Adamo, la seconda volta nasciamo nell'ultimo Adamo. Guardate questa similitudine. In Giovanni 19, al versetto 34, dice: ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Questo sappiamo che avvenne sulla croce, Cristo Gesù. Quando Gesù diede l'ultimo respiro, Pilato voleva assicurarsi che Gesù fosse morto. Gli dice: non sono sicuro, voglio essere sicuro che sia morto. Manda i suoi soldati ad assicurarsi che non ci sia più vita in quest'uomo su quella croce. E un soldato gli perfora con una lancia il costato ed esce sangue e acqua. Se andiamo a Genesi, al principio, noteremo una cosa. Genesi 2, versetto 21. Allora Dio il Signore fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, prese una delle costole di lui e richiuse la carne al posto d'essa. Dio il Signore, con la costola che aveva tolto all'uomo, formò una donna e la condusse all'uomo. E l'uomo gli mise nome Eva e disse: questa è carne della mia carne, sangue del mio sangue, questa sì che è l'aiuto convenevole, con questa possiamo veramente fare qualcosa di meraviglioso. E notiamo una cosa, che Dio poteva formare la donna come aveva formato Adamo, giusto? Aveva formato Adamo dalla polvere, aveva preso un po' di polvere, un po' di terra, no? E aveva formato questa statua d'argilla, aveva soffiato l'alito di vita e Adamo diventa un'anima vivente. Questo è il primo meraviglioso miracolo che Dio fa, e poteva fare la stessa cosa con Eva, no? Lui decide di prendere una parte di Adamo e con quella di fare Eva, di formare Eva. Perché? Perché Eva è parte di Adamo, non è un'altra cosa, è parte di Adamo. Ecco perché quando poi Dio li benedice e dice appunto: l'uomo e la donna si uniranno e saranno una carne, torneranno ad essere uno, perché erano uno, ne ho fatti due, perché funzionano meglio, due è meglio di uno, dice, che possono aiutare a vicenda, possono fare tutte le cose che gli comando di fare e torneranno a essere uno, a essere una cosa sola. E questa è la meraviglia
del matrimonio. Quindi Dio decide così. La prima nascita non è stata quella di Caino, la prima nascita è stata quella di Eva, che è uscita da Adamo. Vediamo che anche Gesù partorisce qualcosa. Dalla sua costola, dal suo costato, a un certo punto si apre il suo costato ed esce sangue e acqua. E qui c'è una nuova creatura, c'è una nuova nascita in quel momento. Quando un bambino nasce, donne, sapete che è un po' un mess, dicono gli inglesi, no? Insomma, non è una cosa tanto tranquilla, è liscia così, siete lì che fate un riposino. Ah, sei nato, non me l'ero accorto, no? Mi è sembrato un po' più complicata la cosa, no? E c'è sangue e c'è acqua in una nascita, giusto? No? E c'è quello, no? Perché deve nascere una nuova creatura. E questo è successo con Adamo, grazie a Dio che Dio ha guardato ad Adamo e ha detto: no, questo non lo posso far partorire, questo non ce la fa, aspetta che l'addormento, va? E gli ha fatto la prima anestesia, l'ha addormentato, perché ha detto: se no mi muore qua, no? Solo che mi avvicino per tagliarlo un pochino, no? Mi muore, non posso, no? Quindi lo anestetizza, lo fa addormentare e gli tira fuori questa costola, no? Invece poi per le donne ha deciso che potevate sopportare e quindi vi ha lasciato sopportare. Ma Cristo Gesù, anche lui ha sopportato le doglie di parto. Le sue doglie sono iniziate nel Getsemani, in quel giardino, dove nella preghiera di intercessione per trovare la forza spirituale per affrontare quello che doveva affrontare sulla croce, gronda sangue, comincia a sudare sangue. E da lì le sue doglie incominciano fino alla croce. Sulla croce Gesù ha sopportato delle doglie, perché sapeva che il momento in cui lui dava la sua vita, dicono che infatti il parto di una donna è come morire, no? Proprio la donna si sente veramente che sta per morire quando sta per dare alla luce questo figlio. E così Gesù deve arrivare fino lì per dare alla vita qualcosa di nuovo, no? E questo è veramente meraviglioso. Come Eva era stata formata da Dio per Adamo, prendendola dal fianco la materia necessaria, Dio poteva, così tu sei stato tratto dal fianco di Gesù per essere la sua sposa. Guarda Apocalisse capitolo 19 versetto 7. C'è una grande festa in cielo e dicono: rallegriamoci ed esultiamo e diamo a lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello. Chi è l'agnello di Dio? È Gesù Cristo. Quindi ci sono delle nozze che devono arrivare, perché non siamo ancora in Apocalisse 19, siamo ancora in Apocalisse 5 al momento, ma quando arriverà Apocalisse 19 saranno giunte le nozze dell'agnello e, c'è qui, vero? Potete leggere anche voi? La sua sposa si è preparata. Chi è la sua sposa? Chi era la sposa di Adamo, del primo Adamo? Era Eva, nata dalla sua costola. Chi è la sposa dell'agnello? È la Chiesa. Siamo noi i credenti, nati dalla costola di Cristo Gesù. Lui ci ha formato con sangue e acqua, ci ha partorito. No, noi siamo appunto nuove creature in Cristo Gesù. Ora, come è avvenuto questo parto? Abbiamo visto che dalla costola di Gesù è uscito appunto sangue e acqua, come ad un parto naturale, no? C'è l'acqua del placebo e il sangue della madre, no? Ed è stato con il sangue che i tuoi peccati sono stati riscattati. Abbiamo visto anche prima nella Santa Cena, no? Il sangue di Cristo Gesù è quello che perdona i nostri peccatori, perché il nostro problema è che quando abbiamo avuto questa prima nascita in Adamo, quindi da Adamo, abbiamo ereditato da lui non solamente le braccia, la testa, le gambe, la sua forma fisica, il suo DNA, ma abbiamo ereditato anche il peccato, la natura di peccato.
Ed è stato sempre questo, ed è questo il problema dell'uomo. No? Ma Cristo Gesù con il suo sangue sulla croce ha rimosso questo problema. La prima cosa che doveva fare Cristo Gesù è far morire quella vecchia natura, perché se non moriva non poteva nascerne un'altra. Non possono esserci due nature dentro di te, ce ne può essere solamente una, o quella del primo Adamo o quella del ultimo Adamo. Allora Cristo Gesù con il suo sangue, lui ha ucciso, ha fatto morire quello che tu eri, quello che io ero. E come mai ha sopportato Gesù queste doglie? Perché una donna sopporta le doglie del parto? Semplicemente perché sai che a un certo punto finiscono, no? Perché a un certo punto questo bambino deve uscire fuori, dovrà nascere, e tu sai che ci sarà una grande gioia dopo, quando questo bambino è nato, no? Ma prima devi sopportare le doglie del parto. E guarda come lo dice Ebrei capitolo 12, versetto 2, ci parla di queste doglie di Gesù che sulla croce dice: per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Capite? Mentre sopportava quelle doglie, lui vedeva te. Mentre sopportava quelle doglie, sapeva che dal suo costato sarebbe uscito fuori una nuova creatura, che sei tu in Cristo Gesù. E lui doveva partorirti attraverso queste doglie. Il suo sacrificio, come il sacrificio di una madre porta alla luce un figlio, così il sacrificio di Cristo Gesù ha portato la Chiesa, che siamo noi i credenti, a una nuova vita. Puoi dire amen? Amen. Questa è una cosa meravigliosa. Gesù ha dato il suo sangue, la sua vita, per dare la vita a te. Vedi, ma come il bambino non può nascere da solo, giusto? Tu non è che hai deciso a un certo punto, no, di passare da tuo padre a tua madre, no, e poi nel grembo di tua madre hai deciso quanto saresti stato alto, che capelli avevi, no? Quanto se eri uomo, se eri donna, o questo, quello, qualcuno ha deciso, ha potuto decidere questo, non credo, no? È qualcosa che accade. No. Noi a un certo punto semplicemente ci troviamo che siamo nati, ci ritroviamo in questo mondo e piano piano iniziamo a essere consapevoli della nostra vita. No? È meraviglioso vedere un bambino nei suoi primi mesi quando scopre di avere dei piedi, no? E se li prende, se li mette in bocca. No? E questo fa perché scopre, no, cos'è questa cosa qua? No? E va ad assaggiarla per capire cos'è. È fantastico vedere il bambino che scopre il mondo. E così è nella nuova nascita. Lo Spirito Santo ti porta alla luce. Lo Spirito Santo è quello che viene e ti convince di peccato, di giustizia e di giudizio, cioè ti convince che in Adamo, nel primo Adamo, tu sei un peccatore e continui a fare quello che fai, anche se non vorresti farlo, perché c'è una forza dentro di te, una natura dentro di te, che ti continua a portare lì. Ma ecco che lo Spirito Santo arriva e ti dice: se vuoi, puoi morire a questa vecchia natura e puoi rinascere a una nuova natura, come Gesù ha detto a Nicodemo in Giovanni 3. C'è bisogno che tu nasca di nuovo. Ma come faccio a tornare nel grembo di mia madre? Non devi tornare nel grembo di tua madre, devi nascere dallo Spirito e dall'acqua. Devi nascere da Cristo Gesù. Ed è questo che Gesù ci dà. Ora sei una nuova creatura in Cristo Gesù, quando lo Spirito Santo fa questo miracolo in te, per mezzo del sangue di Gesù. Ma poi c'è anche l'acqua. Ed è qui che voglio portarvi, soprattutto per chi ha già fatto questa scelta di fede. Se sei in Cristo Gesù, sei un credente, ora hai bisogno dell'acqua. Perché da Gesù è uscito, appunto, abbiamo visto, sangue e acqua. L'acqua serve per la purificazione. L'acqua lava, giusto? Ma immaginiamo un attimo, oggi buttiamo in lavatrice e andiamo lì dopo un'oretta e tiriamo fuori la roba pulita, no? Ma le nostre mamme, no? Come si diceva, le nostre mamme prendevano la biancheria e andavano alla fontana,
no? Alla fontana portavano il sapone, la soda, no? Quello che era, e lì giù acqua, strofinare, no? Col sapone, strofina, strofina, risciacqua, tira fuori, sapone, strofina, risciacqua, no? Sto lavoro continuo, poi alzavano il lenzuolo in controluce, no? Con il sole, dicevano, ah sì, guarda che bello bianco, no? È pronto, posso portarlo a casa. Lo Spirito Santo fa la stessa cosa. Lo Spirito Santo ti sta lavando con l'acqua, con la fonte di acqua viva. Noi abbiamo letto in Apocalisse 19,7 prima, e la sua sposa si è preparata, giusto? No. Quindi la sposa è pronta. No, se si è preparata vuol dire che non era pronta, ma ha dovuto passare un processo di preparazione. Tu oggi, come credente in Cristo Gesù, sei in un processo di preparazione. Qualcuno ti sta preparando, qualcuno sta lavorando in te. Efesini 5, versetto 25. Mariti, amate le vostre mogli. Non è un consiglio, Luciano, lo so. Speravo anch'io avere un consiglio, invece, quando pare, è un comando. Sono andato a cercare il greco, proprio detto, ma forse c'è una virgola. No, no, è proprio un comandamento, vabbè. Amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stessa per lei. Perché cosa? L'ha data, versetto 26, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Vedete cosa succede? Una purificazione. Ci ha salvato per poterci lavare, per poterci purificare. Per fare cosa? Per farla comparire davanti a sé, cioè per alzare quel lenzuolo contro luce, contro il sole, e vedere che è perfettamente bianco, candido, pulito. Per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia, senza ruga. Siete contente, donne? Non serve più lifting. E altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Che meraviglia! Questa è la sposa di Cristo Gesù. Questa è quella Eva che è uscita. Come c'è un primo Adamo, un ultimo Adamo, c'è stata una prima Eva e c'è un'ultima Eva, che sei tu. E siamo noi, usciti dalla costola di Cristo Gesù per essere purificati, per essere preparati. Perché? Perché c'è un matrimonio che ci aspetta e dobbiamo arrivare pronti. A me è capitato più di una volta, quando facevo il parrucchiere, di fare l'acconciatura delle spose, no? Ed è il panico più assoluto quella mattina, no? Tu arrivi a casa della sposa con la tua valigetta, con tutti gli attrezzi, hai fatto 20 prove prima, hai visto tutto quanto, quando arrivi lì comunque panico, no? Manca qualcosa, così, no, quella c'ho così, la truccatrice è arrivata tardi, insomma. Però c'è tutto un lavoro di squadra, perché 2 ore dopo deve essere pronta, perché la sposa arriva sempre 2 ore dopo comunque, no? Ma deve essere pronta per arrivare a quell'altare. Ed è questo che il Spirito Santo sta facendo, ci sta preparando per arrivare all'altare pronti. E sapete qual è la cosa meravigliosa? Non arriveremo in ritardo, arriveremo puntuali. Il matrimonio non avrà ritardi. Quindi non solo Gesù ha rimosso da te ogni peccato e colpa e separazione e schiavitù spirituale, liberandoti dalla prigione, dalle catene della natura peccaminosa con cui eri nato, e ti dà una nuova natura facendoti nascere in Lui, ma anche ti lava costantemente alla fonte dello Spirito Santo e della parola di Dio. Ecco perché diciamo sempre, dobbiamo partecipare alle riunioni, perché qui c'è la presenza dello Spirito Santo che lavora, dobbiamo ascoltare la parola di Dio, ma anche a casa nostra dobbiamo creare un ambiente di lode, di adorazione, dobbiamo leggere la Bibbia, ascoltare messaggi della parola, perché è un lavoro che lo Spirito Santo fa con l'acqua e con il sapone. Questo è una saponetta che ti lava giorno per giorno.
Spesso nella Bibbia lo Spirito Santo è appunto raffigurato come una fonte d'acqua viva, no? Quante volte lo Spirito Santo è una fonte? Gesù stesso dice: venite a me voi che siete assetati, no? E io vi darò l'acqua viva. Alla donna al pozzo gli dice la stessa cosa: tu vieni qua tutti i giorni a prendere quest'acqua, no? E ogni giorno devi ricaricare il tuo secchio e tornare a casa, una figura della religiosità. No, che devi continuamente fare qualcosa. E Gesù dice: se tu conoscessi chi può darti quest'acqua viva, una fonte che non si esaurisce. Geremia dice: voi vi scavate cisterne rotte, venite a Dio che è una fonte di acqua viva. No, e continuamente vediamo questa figura dello Spirito Santo come una fonte d'acqua viva. E quest'acqua ci lava, ci purifica. Infatti abbiamo letto: lavandola con l'acqua della parola. Quindi non è solo un parto che Gesù ti ha dato alla salvezza, cioè farti nascere di nuovo col suo sangue, ma poi da lì inizia un lavoro. Ed è un lavoro pieno di grazia e di misericordia, nel cambiarti, nel trasformarti, nel renderti un'altra creatura. E credetemi che ce n'è da sudare per renderti un'altra creatura, perché noi resistiamo, no? Ma Dio insiste. Guarda, c'è un versetto bellissimo in Ezechiele, profeta Ezechiele, capitolo 16, a questa visione di Israele, ma io penso sia la visione anche di molti credenti, che Dio ti vede così. Dice: io ti passai accanto, vidi che ti dibattevi nel sangue e dissi: vivi tu che sei nel sangue, e ti ripetei: vivi tu che sei nel sangue. Cosa significa? Che non basta nascere di nuovo nel sangue di Cristo Gesù, ma Gesù ha detto: io sono venuto a portare vita e a portarla in abbondanza. C'è una vita abbondante che Dio vuole darti, ma già oggi tanti credenti appunto sono immersi nel sangue di Cristo Gesù, sono nati di nuovo, sono perdonato dei miei peccati, gloria a Dio, sono giustificato, aspetto di andare in paradiso. Non è quello che la Bibbia ci dice. La Bibbia non ha portato, Gesù non ha portato alla luce una chiesa per aspettare che vada in paradiso, se no ci portava subito in paradiso, ma perché lasciarci qua? Così dice: no, lascio lì così li tormentano ancora un po'. Non è quello. Ci lascia qui per prepararci, perché questo è un periodo di lavoro dello Spirito Santo nella tua vita. Vivi tu che sei nel sangue. Vedi, la salvezza è passato. Gesù ci ha salvato 2000 anni fa. Lui l'ha fatto 2000 anni fa. Dal momento che accetti questo, lui ti porta dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita. Ve l'ho spiegato mille volte come avviene questo, come è avvenuto. Ma ora lui vuole salvarti giornalmente. La salvezza è qualcosa di continuo, perché vivi in un mondo che è sporco, in un mondo che non diventa migliore, in un mondo che è corrotto, in un mondo che lo sai meglio di me com'è, non te lo devo venire a dire io, no? E viviamo in questo mondo, ma Gesù ci lascia in questo mondo per un motivo: per fare la differenza, per manifestare la sua gloria, per far vedere che è possibile nella potenza dello Spirito Santo vivere in questo mondo in maniera diversa, perché noi cristiani siamo diversi dal mondo. Se no, non sei nato di nuovo. Perché la parola dice che se sei nato di nuovo sei una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco io faccio tutte le cose nuove. Lo dice la parola, non lo dico io. Allora lo vogliamo incominciare a capire? Perché non entra questo nei cristiani. Abbiamo questa cosa, siamo salvati in Cristo Gesù, sono stato crocifisso, amen, sopravviverò fino al rapimento. Sopravviverò fin quando, vabbè, lascerò questo corpo e finalmente sarò in cielo. Sarà in cielo a prenderti una bella sorpresa. Quando Dio ti dirà: ma io ti avevo dato delle istruzioni, delle cose da fare, perché non le hai fatte? Ma io non sapevo, no! Ti ho mandato quel pastore, ti ho mandato la parola, te l'ho fatto sapere, perché non hai obbedito? Siamo tutti nella stessa barca, anch'io.
devo obbedire a Dio. La salvezza, quindi, è qualcosa che Dio fa, ma per il tuo bene, per prepararti giorno per giorno. Avete letto il libro di Esther, no? Bellissima questa storia di Esther, di questa donna, di questa ragazza, no? Un'orfana, no? Ebrea, che si trova un giorno a diventare la regina dell'impero più grande del tempo, dell'impero di Babilonia. No? Ma per arrivare lì c'è qualcosa, cioè dall'essere un'orfana, no? A diventare la regina, guardate cosa c'è voluto. Esther 2,12. Perché il tempo dei loro preparativi durava 6 mesi per profumarsi con olio di mirra. Penso 6 mesi strofinavano con l'olio di mirra. E 6 mesi con aromi e altri cosmetici usati dalle donne. Brutta cosa, vero donne? Immagino che nessuno di voi vorrebbe passare attraverso una beauty che dura 12 mesi, no? E dice, no, quindi la giovane andava dal re. Cioè, vedi, la Bibbia è proprio ma precisa, no? Come si dice, spacca il capello in due. No? Quando Gesù è arrivato a Nazareth, ha proclamato, no, l'inizio del suo ministero. Aprendo il rotolo di Isaia, ha detto, io sono stato unto, quindi sono stato capacitato da Dio per aprire gli occhi ai ciechi, per aprire le orecchie ai sordi, per far camminare gli zoppi, per aprire le porte della prigione e per annunciare l'anno di grazia del Signore. Cioè un periodo spiritualmente di un anno. Esther, 6 mesi di mirra, 6 mesi di cosmetici, 6 più 6 quanto fa? 12 mesi, 12 mesi fanno un anno, l'anno di grazia del Signore, il periodo in cui siamo in preparazione, per fare che cosa? Per andare dal re, perché dopo un anno, cosa succedeva? Versetto 13, e le si permetteva, dice, scusate le donne, la giovane andava dal re, e gli si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne al palazzo del re tutto quello che chiedeva. Quindi va dalla casa delle donne dove si è preparato, va alla casa del re per il matrimonio. No? E c'è una cosa interessante qua. Gli si permetteva di portare tutto quello che voleva. Che cosa porterai alle nozze del re? Sei la sposa, hai una dote. Cosa porterai? Il tuo conto in banca? La macchina? Oh, guarda, Gesù, sono venuto qua con una bellissima macchina. Ho la casa. Oh, cosa porterai? Cosa possiamo portare? Giobbe aveva tanto, ma Giobbe ha detto, nudo sono venuto in questo mondo, nudo me ne andrò, benedetto sia il nome del Signore. Non portiamo via niente di solido o di fisico da qua, ma qualcosa possiamo portare a Gesù. E la prima cosa, credo, che sarebbe buono portare a Gesù è un carattere cambiato. Un carattere simile a quello del mio sposo. Simile a quello di Cristo Gesù, io voglio cambiare il mio carattere, perché non sono cresciuto bene, non sono cresciuto nella famiglia ideale del mulino bianco, non ho avuto quelle cose che mi potevano dare un carattere buono, giusto, bello. No, ma il carattere si può cambiare, non il temperamento, ma il carattere sì. Il carattere si forma nei primi anni, ma poi può essere continuamente trasformato. E io voglio cambiare il mio carattere. Se non ci pensa lo Spirito Santo, ci penserà mia moglie. Ma qualcuno sicuramente ci pensa, no? E vogliamo portare i frutti dello Spirito. Rolanda subito. Luciano, ci penso io. I frutti dello Spirito. Voglio che lo Spirito Santo produca quei frutti in me, non i frutti della mia carne, non glieli posso portare a Cristo, ma i frutti dello Spirito, sì.
opere fatte in fede, in obbedienza a Dio, e soprattutto anime. Io voglio portare anime con me. Dice, come fai? Predicando la parola, dando la mia testimonianza, lavorando per fare discepoli per Cristo Gesù. Così un giorno ci troveremo lassù. E sarà bello poter dire, avere qualcuno che viene lì e ti dice grazie, perché quel giorno non te ne sei stato zitto, mi hai testimoniato. Grazie che ho visto, adesso che sono nello Spirito, quante volte hai pregato per me, quelle preghiere hanno fatto il loro lavoro e oggi sono qua, grazie. Questo possiamo portare a Cristo Gesù. Queste ragazze, prima di andare dal re, potevano scegliere di portare quello che volevano. Anche tu puoi scegliere durante questo periodo che sei in questa vita cosa porterai da Gesù. E non preoccuparti che le retribuzioni saranno tante. Cosa porteremo noi dalla casa delle donne al palazzo del re? Quindi abbiamo un passato. Cristo Gesù ci ha partorito su quella croce, ci ha fatto nascere di nuovo, siamo usciti fuori come nuove creature dalla costola di Gesù per essere l'Eva di Gesù, la sposa di Gesù. Abbiamo un presente, un lavoro di purificazione, un lavoro, si chiama teologicamente santificazione, che non è la santificazione quella che danno gli uomini. La santificazione significa essere messo da parte, per uno scopo. E tu sei messo da parte per uno scopo, per essere preparato come la sposa. E così per arrivare quel giorno pronto, preparato a quelle nozze meravigliose che ci stanno aspettando. Un passato, un presente, un futuro. Il passato, il sangue ha rimosso da noi la natura di peccato e ci ha fatto nascere di nuovo dall'ultimo Adamo è uscita l'ultima Eva. L'acqua oggi ci purifica giornalmente per prepararci alle nozze del Re dei Re. Giovanni 13,8, vi ricordate, è l'ultima cena. Gesù sta per andare su quella croce e con i suoi discepoli a un certo punto fa qualcosa che sbilancia, imbarazza i suoi discepoli. Gesù prende un tovagliolo, se lo mette intorno alla vita e fa il lavoro del servo, quello di lavare i piedi agli ospiti di una casa o al padrone di casa quando ritornava, dove il servo doveva lavargli i piedi. Gesù fa questo ai suoi discepoli. Pietro capisce che la cosa è un po' strana, dice, maestro, come tu lavi i piedi a me? Cosa sta succedendo qua? Ma Gesù, guarda cosa gli dice, Giovanni 13,8, Pietro gli disse, non mi laverai mai i piedi. Gesù gli rispose, se non ti lavo, non hai parte alcuna con me. E Simon Pietro, Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani, il capo, fammi una doccia, Signore. Gesù gli disse, chi ha lavato tutto sulla croce dove sto per andare, sto per lavare i tuoi peccati, sto per perdonare, sto per farti nascere di nuovo, chi ha lavato tutto non ha bisogno che di lavarsi i piedi. È tutto quanto puro e voi siete puri, ma non tutti. Ovviamente stava parlando di Giuda. Ma vediamo che qui dice oggi vi devo lavare i piedi. Perché i piedi? Perché avevano camminato nel mondo. E noi camminiamo in un mondo corrotto, in un mondo sporco, in un mondo pieno di male, in un mondo che non è il regno di Dio e non è il paradiso. No? Però noi ci dobbiamo camminare, perché ha detto Gesù, pregando il Padre, che noi non siamo più del mondo, ma gli ha detto, ma comunque lasciali nel mondo, perché se non li lasci loro, chi testimonierà di me? Chi farà il lavoro? Però, giornalmente, Gesù, per mezzo dello Spirito Santo e della sua parola, ti lava i piedi. Ti lava di quella sporcizia che puoi avere preso su durante appunto la camminata giornaliera. E quindi siamo continuamente lavati, continuamente preparati per il futuro che ci aspetta. Giovanni, sempre in quella cena, al capitolo 14, Gesù sempre in quella cena, Giovanni ce la riporta al capitolo 14, versetto 2 dice,
Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Quindi Gesù, queste sono le parole di uno sposo. Queste sono le parole dello sposo che ha fatto un fidanzamento con la sposa, no? E dice, ok, adesso tu ti prepari a casa tua, ti agghindi, ti prepari, ti profumi, prepari tutte le cose. Io preparo la casa, quando la casa è pronta, torno e ti prendo e ti porto a casa e saremo lì per sempre. No? Questa è la salvezza di Cristo Gesù, che inizia con un parto alla croce e la tua salvezza può essere solo ai piedi di quella croce. Se tu vuoi essere in Cristo Gesù, tu devi metterti ai piedi di quella croce come quel soldato romano che dopo avergli trafitto il costato, no? Ha detto questo è veramente il figlio di Dio, ha visto qualcosa lì e ha capito che non era un uomo come gli altri, era il figlio di Dio. Dio che si è incarnato per andare a morire al posto tuo. E solamente ai piedi di quella croce puoi avere la salvezza. E dopo la salvezza puoi incominciare a lasciare lo Spirito Santo operare in te, lavorare giorno per giorno. Ogni tanto ti dà una rinfrescatina, una sciacquatina, ogni tanto una grattata con il sapone, no? C'è un po' di questo, un po' di quello, ma alla fine sarai pronta per lo sposo. Ed è lì che vogliamo tutti arrivare, in quella dimora. Amen.